Partiamo da Chievo-Inter. L'arbitro è Rocchi, vabbè, il caso del giorno è la testata di Eto'o, si presume che la terna non abbia visto che si parla di prova TV, c'è stato sia un pugno di Cesar, poi la reazione alla testata successiva di Eto'o, interverrà quindi la prova TV, quali sono le conseguenze e se rischia anche il giocatore del Chievo? Ma dunque, le conseguenze per Eto'o, stigmatizzando chiaramente il gesto che ha fatto, saranno come minimo di 3 giornate di squalifica. La prova TV diventa inappellabile e non c'è possibilità di sfuggirne, nel senso che colpevolmente né Rocchi e nei suoi assistenti sono riusciti a vedere il fallo di Eto'o. Questo chiaramente fa sì che la prova di Rocchi venga giudicata estremamente insufficiente, nonostante la partita non fosse particolarmente complicata obiettivamente, però Rocchi quest'anno ha iniziato molto male, sta andando, sembrava si fosse leggermente ripreso dopo lo stop della seconda o terza giornata, mi sembra, però ieri devo dire che le responsabilità sono enormi. Per quanto riguarda invece un'altra partita un po' critica, è stata Milan-Fiorentina, perché ci sono stati parecchi episodi, da una parte e dall'altra, ha reclamato 2 rigori la Fiorentina, forse ce n'era uno anche per il Milan. Poi partiamo dall'inizio, il primo episodio è un fallo in area di Nesta su Natali, D'Amato doveva fischiare? Nesta si tuffa e lo spinge in effetti un po', probabilmente essendo estremamente fiscali si poteva fischiare, però devo dire obiettivamente non mi ha convinto la direzione di Amato, ma non particolarmente per questo episodio. Infatti, perché poi c'era un altro episodio che era un intervento di Zambrotta su Cerci e il milanista effettivamente lo tocca, quindi qual era il rigore? Quello era calcio di rigore, quello è uno dei 2 rigori che secondo me mancano in Milan-Fiorentina, sono mancati in Milan-Fiorentina di sabato. Quello, il fallo di Zambrotta, è vero che lui tocca leggermente il pallone, però è un intervento estremamente pericoloso, scomposto, e poi lo travolge, per cui era calcio di rigore netto.